Si è svolta questa mattina la cerimonia di premiazione del concorso indetto dal CUSC rivolto agli studenti delle scuole medie licatesi per ricordare la figura del socio onorario, l'avvocato Giosuè Alfredo Greco, scomparso 2 anni fa. 10.000 euro sono stati messi a disposizione dal CUSC per gli studenti. Ad aggiudicarseli sono state 2 classi della scuola media Quasimodo e 1 classe dell'Istituto Comprensivo Francesco Giorgio. I ragazzi hanno dovuto svolgere un componimento nel quale riflettevano sulle conseguenze della guerra. L'evento è stato patrocinato dalla Vedetta e dal Comune di Licata. Oggi siamo qui insieme al preside del liceo, il professore Lopresti e la signora Greco, per premiare gli studenti meritevoli che hanno partecipato a questo progetto su iniziativa dell'associazione Cusca e in ricordo del socio onorario, l'avvocato Greco. Abbiamo ricordato e stiamo ricordando durante questo evento la bellissima opera e tutte le grandi attività che l'avvocato Greco ha fatto, ha compiuto nella sua vita, anche in direzione della difesa delle fasce più deboli della nostra società. Oggi è sicuramente un giorno importante perché quando si premia l'impegno del ragazzo nell'ambito scolastico è soprattutto un impegno comunque assiduo, costante, perché si tratta di elaborati che sono stati preparati con l'ausilio sicuramente la guida degli insegnanti, ma di proprio pugno da parte dei ragazzi. Quando si tratta di un impegno così costante, l'amministrazione c'è, desidera comunque essere presente e accompagnare con la propria presenza tutte queste attività. Sempre nel corso della mattinata sono state premiate le 3 studentesse del liceo Linares che sotto la guida del professore Graci hanno vinto il premio nazionale indetto dal FAI. Ho voluto approfittarne per premiare anche 3 ragazze che hanno vinto un concorso nazionale indetto dal FAI per la promozione e la valorizzazione dei luoghi, soprattutto archeologici, di grande significato e così preziosi che Licata ha e che sono poco promossi. Hanno vinto un premio nazionale e quindi ci sembrava doveroso consegnare anche da parte dell'amministrazione una targa a queste 3 ragazze. Che si sono impegnate con un elaborato e sono state premiate a livello nazionale.